Ecco Maurizio dentro la giostra del McDonald's. Maurizio, allora, hai fatto colazione a McDonald's? Sì, stamattina sì, colazione a McDonald's. Comunque sì, ho sempre mangiato bene perché ho preso un tortino alla frutta e un succo di frutta. Bene, mi dicevi però che questo comunque in ogni caso per te non è periodo d'allenamento. No, questo è il periodo di relax, io lo chiamo, che è un mese senza bici perché le gare sono finite. E quindi, allora, che mese siamo adesso? Siamo a ottobre. Guarda, io di solito questa cosa la faccio tutto novembre, invece quest'anno ho preferito farlo da metà ottobre, proprio nel momento in cui sono finite le gare, fino a metà novembre, quindi inizierò la preparazione 15 giorni prima degli altri anni passati. Questa cosa non tutti la fanno, io preferisco farla perché ci sono parecchi ciclisti che magari fanno un mese che vanno piano a passeggiata oppure fino a Natale a passeggiata. Io invece preferisco proprio non andarci. Quindi tu per un mese non tocchi la bici? No, neanche la guardo. È come quando dicono che prima del matrimonio non bisogna fare sesso con la moglie per un mese, è più o meno. Cosa. Io non la guardo nemmeno perché proprio voglio staccare a livello mentale, cioè voglio pensare a tutto tranne che la bicicletta, perché poi dopo quando mi metto a fare il ciclista lo faccio seriamente, quindi è molto stressante pure a livello mentale, cioè nel senso che cerco di fare le cose nel miglior modo preciso, quindi mentalmente devi avere proprio la voglia di andare in bicicletta, quindi questo mese senza andarci mi fa venire la voglia poi dopo di riandarci sempre di più. E poi io la trovo anche molto utile perché a livello fisico mi riposo oltre che mentale, tipo i tendini, la prostata, che sono cose che magari sotto sforzo possono infiammarsi, quindi un mese senza bici cerco di sfiammare tutti i tendini, tutti i legamenti, tutta la muscolatura, tutto ciò che ho forzato durante l'anno. Bene, allora ragazzi, voi lo fate il mese del Ramadan in bicicletta, lo trovate utile, nell'ambito del mondo dei ciclisti è conosciuta sta cosa qua di non... C'è chi lo fa e chi non lo fa, magari c'è chi preferisce andare piano. Io faccio questa cosa proprio perché cambio vita per un mese, pure a livello alimentare, come alimentazione mangio tutto, anche cose che magari... Ma gli altri ciclisti, compagni tuoi di squadra, lo sanno qualcuno o non lo sanno? Fa, sì, qualcuno lo quindi fa, è un tipo, è un fa, tipo sì, di terapia, il Ramadan della bicicletta. Perché c'è chi magari stare un mese senza bici o non ce lo fa a livello mentale perché gli piace talmente tanto, ci vuole andare, oppure magari non lo fa perché poi dopo per riprendere via la forma ci mette più tempo. Io lo faccio, vorrà dire che invece di andare forte magari a marzo andrò forte ad aprile, un mese dopo, non cambia niente. Va bene ragazzi, allora, se andate in bicicletta mettete un pollice in su perché Maurizio vi ha dato una di quelle altre dritte che non trovate da nessun'altra parte. Ciao ragazzi!